Giovedì partita di recupero con il Milan Futuro, ore 20:45 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchi. Allora, non potevamo non chiamare in causa un campionissimo del Milan del passato, Filippo Galli. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Circa 350 presenze, 5 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 4 supercoppe italiane e 3 supercoppe europee. Insomma, chi più ne ha più ne metta, ma attenzione, prima di esplodere al Milan, il primo anno tra i professionisti l'hai vissuto proprio a Pescara. Estate 1982, avevi soltanto 19 anni. È stata la prima esperienza da professionista, ho avuto la fortuna di incontrare un allenatore come Tom Brosati e una squadra davvero costruita bene per ottenere la promozione. E scusatemi, ma anche qui voglio salutare la famiglia Grossi, in particolare Nella Grossi che mi ha accolto Assolutamente. oltre al buon Dimitri e alla sua famiglia, perché noi Come l'hotel vivevamo tutti Primavera. all'Hotel Smeraldo a Francavilla al mare. Ah, l'hotel Smeraldo, è vero. Eh sì, oggi credo non ci sia più, no? Sì, Del non c'è più, nostro. è vero. Esattamente, però Tom Brosati, l'allenatore mitico Tom Brosati, con Prosperi, un altro grande personaggio, ci vollero di tutti appunto a Francavilla al Mare in hotel, quelli non sposati. Capitano, E il capitano era Giorgio Repetto, no? Che credo. Giorgio Repetto, c'era Ciro D'Alessandro, c'era Luciano Bartolini, è stata una stagione indimenticabile davvero, e mi sono trovato davvero come se fossi a casa. Mi ricordo, racconto questa cosa, dopo 10 giorni tornati dal ritiro, non c'erano i telefonini, quindi si chiamava al telefono a gettoni, no? All'interno Certo. dell'hotel, e mia madre poi mi chiese: "Ma adesso che cosa fate?" Io risposi subito: "Mamma, mo andiamo." E lei mi disse: "Mo?" Poi Mo. la tua grandissima carriera segnata da tanti infortuni, no? Sì, ho fatto 7 operazioni, però non mi posso lamentare. Eh Insomma, beh, certo. evidentemente mi hanno permesso di allungare la carriera fino a 40 anni e mezzo, anche se insomma poi ho finito di giocare in C2 nella Pro Sesto. Però ricordo, e fu Gianni Rivera a dirmi di venire a Pescara, di suggerirmi di venire a Pescara, perché l'altra squadra che mi voleva era il Vicenza. Lui disse che Pescara stava costruendo una squadra forte con un allenatore in gamba. E Però, allora ascoltai, ci aveva ovviamente. visto lungo, Gianni Eh Rivera. sì, devo dire di sì. Segui il Milan Futuro, che è una squadra zeppa di giovani di prospettiva, anche talenti, se vogliamo. Guarda, io ho visto soltanto 2 partite dal vivo, ne ho vista la prima, no, poi ho visto qualche highlights così, però ho visto la prima a Chiavari con Lentella e ho visto un'altra sconfitta contro la Pianese in casa, dove il Milan è rimasto in 10 dopo pochi minuti per l'espulsione di Kubis, difensore centrale. È una squadra che sicuramente ha raccolto meno di quello che si meritava, almeno dal punto di vista delle prestazioni. È una squadra che ha accusato un po' la categoria, un po' di nervosismo, qualche espulsione di troppo. Molte partite non sono finite con gli 11 giocatori, e questo ovviamente in una categoria così difficile come la Serie C, per dei ragazzi che sono in linea di massima molto più giovani, è un qualcosa che non ci si può permettere. E poi, insomma, giovedì sarà una partita difficilissima, perché io tra l'altro ho avuto anche Baldini come allenatore, l'ho avuto a Brescia, Ah, quindi giusto, è vero. conosco Silvio Baldini molto bene, e quindi capisco quello che sta facendo a Pescara. Sono contento per il Pescara ovviamente, ma anche per Silvio. È chiaro che poi giovedì sera il mio cuore sarà davvero diviso. Ma quindi nel 98-99, quando perse 3-2 l'ultima di campionato a Pescara, era la stagione 98-99 o no? Sembra di sì, 98-99, perché lui, sì, lui restò il primo anno, Sì. 98-99, perché io feci poi altri 2 anni. E poi Lui vincesti il campionato tu l'anno successivo. cominciò il secondo anno, poi venne esonerato perché noi perdemmo con la Juve Stabia in Coppa Italia. Venne esonerato dopo 1 mese della seconda stagione, ebbene arrivò Sonetti, noi andammo in Serie A e poi ci allenò Mazzone. Tu fai formazione in questo periodo, ma hai deciso di aprire un blog, La complessità del calcio. Sì, Perché? ma perché il calcio è complesso, perché al di là che ne dicono alcuni allenatori, tra l'altro un allenatore importante che è passato anche
da Pescara, no? Come Allegri dica che il calcio è semplice perché basta che la si passi al proprio compagno, che il portiere pari, che l'attaccante segni. In realtà tutte le attività svolte dall'uomo sono complesse, perché l'uomo è una figura complessa, perché il calcio è un gioco di situazione, con le opposizioni che ci sono in campo, con gli avversari, con la collaborazione che ci deve essere con i compagni, e quindi il totale non è mai dato dalla somma delle singole individualità, ma da come queste individualità si sanno relazionare in campo. E io dico che Baldini ha questa capacità. Ah. Ovviamente a volte riesce a metterla in atto, a volte no, in altri contesti no, però ha certamente questa capacità di arrivare alle persone, arrivare ai giocatori e poterli mettere nelle condizioni di esprimersi al meglio. Perfetto Filippo, sei stato gentilissimo, esaustivo, molto chiaro, chiacchierata interessante, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie a voi, di cuore. Buon proseguimento, forza Pescara, forza Mina per giovedì, ma sono tutto cuore di vita. Un abbraccio. Grazie ancora a Filippo Galli. Grazie.